Assoluzione con formula piena per le proteste di Cardito. Mentre si attende che vengano depositate le motivazioni, uno dei protagonisti ci racconta i dettagli della requisitoria. Si tratta di Giovanni Lavita, che intanto in Consiglio Comunale ha presentato un'interrogazione in merito al piano di caratterizzazione della discarica di Difesa Grande e alla bonifica del sito inquinato. Un monitoraggio che sarà effettuato non più ogni 6 mesi, dopo aver constatato che i valori dei prelievi sulle matrici sono preoccupanti. Noi siamo stati assolti per i fatti di Cardito con formula piena per le imputazioni, peraltro gravi, che il pubblico ministero aveva formulato a nostro carico, e siamo stati assolti anche sulla base di una requisitoria del pubblico ministero che metteva in evidenza l'importanza di queste manifestazioni a tutela del diritto alla salute, soprattutto contrastando un inquinamento ormai diffuso che avrebbe subito una duplicazione con l'installazione di questo secondo impianto di Bustarza a poche centinaia di metri da Difesa Grande. I manifestanti erano ormai consapevoli di quelli che erano gli effetti devastanti sulle matrici ambientali dell'inquinamento proveniente dall'impianto di Difesa Grande. E quindi questo aveva determinato una coscienza, diciamo, ambientalista che aveva portato ad alimentare questa protesta, addirittura con presenze che hanno sfiorato le 8.000 persone in occasione della famosa marcia verso Bustarza. E poi in secondo luogo è anche l'approssimazione con cui l'ordine pubblico è stato praticamente trattato dai responsabili, dalle autorità delegate, le quali facevano innanzitutto pressione per ottenere da parte delle associazioni territoriali un supporto da questo punto di vista, cosa che noi abbiamo sempre messo a disposizione anche in occasione, in special modo per i fatti di Cardito, e questo il pubblico ministero l'ha evidenziato, quindi non ha potuto non censurare le imputazioni per come erano state formulate in maniera generica e sempre con riferimento ai responsabili delle associazioni territoriali che, contrariamente a quanto sostenuto, avevano agito per sostenere le autorità che tutelavano l'ordine pubblico, soprattutto per garantire che tutto si svolgesse in maniera pacifica. In occasione del question time, come gruppo di minoranza abbiamo presentato una interrogazione circostanziata su questo aspetto specifico e abbiamo evidenziato innanzitutto questo aspetto, che il piano di caratterizzazione che sta diciamo, a presidio delle attività di bonifica, in realtà non ha diciamo, preso nella giusta considerazione quelli che erano gli accertamenti che noi stessi abbiamo prodotto all'ufficio siti contaminati, dai quali emergeva in maniera tangibile il superamento del parametro soglia in tutte le matrici ambientali. Noi auspichiamo che si arrivi a conclusione di questo monitoraggio che l'ARPAC ritiene di dover fare trimestralmente, con campionamenti che vengono eseguiti da tecnici specialisti di questa materia, e all'esito di questa ulteriore fase di accertamento più nel dettaglio si dovrà poi determinare la messa in sicurezza e la bonifica dell'impianto di discarica anche con riferimento all'ambiente circostante.